And welcome to Rome to all the presidents of the national delegation to the. Grazie Presidente e benvenuti a tutti a Roma, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Mi fa molto piacere rivolgermi alla Commissione permanente dell'Assemblea del Consiglio d'Europa. Per me è una grande opportunità per rinnovare il nostro impegno, sostegno ai lavori del Consiglio d'Europa e a tutti gli organi di istituzione. Come ha già detto il Presidente, mi fa piacere poter annunciare che tra qualche settimana, sotto presidenza italiana, avrò l'onore di ospitare la conferenza dei ministri della giustizia del Consiglio d'Europa per una riflessione su un capitolo che io considero molto rilevante a livello nazionale e internazionale, su questa giustizia riparativa nel settore penale. Dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa si affronta un tema che rappresenta l'architrave delle nostre democrazie, la lotta alla corruzione e i principi generali di responsabilità politica. Mi congratulo con il rapporteur e con il lavoro che è stato fatto per presentare questo importante documento in via di elaborazione. Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, tempo fa ricordava che in una sana democrazia, è una citazione, le istituzioni per prime devono assolvere al dovere di affermare il valore dell'onestà. Le istituzioni tutte, le istituzioni vanno dal sindaco di un piccolo comune fino agli organi sovranazionali come il Consiglio d'Europa, passando naturalmente per tutte le istituzioni rappresentative. È ormai un dato acquisito che ogni forma di illegalità, ogni mancanza di trasparenza, precondizione per il dilagare della corruzione, generano sfiducia nei cittadini, li allontanano dalla partecipazione alla vita pubblica, generano una distanza tra i cittadini e le istituzioni e quindi compromettono la coesione sociale. La corruzione è un vero e proprio tradimento dei principi dello Stato di diritto, uno dei tre pilastri indicati dalla Commissione di Venezia come aree di azione del Consiglio d'Europa: democrazia, tutela dei diritti umani e Stato di diritto. La Commissione di Venezia lo sottolinea fin dal primo rapporto sulla Rule of Law nel marzo del 2011. Nell'indagare le implicazioni del concetto dello Stato di diritto, uno studioso inglese, Lord Tom Bergman, nel suo volume del 2010 dedicato appunto alla Rule of Law, indica tra l'altro la necessità che gli organi di indirizzo politico e i pubblici ufficiali must exercise the powers conferred on them in good faith, fairly, for the purpose for which the powers were conferred. In sostanza, ciò che la nostra Costituzione scolpisce nell'articolo 54, un articolo troppo spesso dimenticato della Costituzione italiana, che recita, cito, «I cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. Nella disciplina e nell'onore non c'è spazio per corruzione e opacità, non c'è spazio per alcuna forma di illegalità. Tutte le istituzioni legate al Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare, il Comitato dei Ministri, il Greco, Moneyval, la stessa Commissione di Venezia, hanno svolto negli anni un fondamentale ruolo di stimolo e assistenza nei confronti degli Stati membri per favorire l'adozione di misure legislative e buone prassi al fine di adeguare gli ordinamenti nazionali ai migliori standard internazionali, nel comune impegno di tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio
e per favorire il loro progresso economico e sociale, come recita l'articolo 1 dello Statuto del Consiglio d'Europa adottato a Londra nel maggio del 49. E di sicuro, dove alligna la corruzione, dove manca la trasparenza, si soffoca il progresso economico e sociale. La corruzione, come tra l'altro ripete instancabilmente Papa Francesco, è un cancro che, con l'illusione di guadagni rapidi e facili, in realtà impoverisce tutti. Non c'è prosperità economica e sociale del popolo laddove dilaga il veleno della corruzione. Nella costruzione del sistema normativo di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi, l'Italia ha prestato particolare attenzione alle indicazioni provenienti dal Consiglio d'Europa, come testimoniata dal rapporto del Greco nel dicembre 2019, in cui si dà atto della soddisfacente attuazione del maggior numero delle raccomandazioni rivolte all'Italia in tema di obblighi di criminalizzazione nascenti dalla Convenzione del 99. L'Italia è pronta a condividere nei fori internazionali la sua articolata esperienza di lotta alla corruzione, nella convinzione che l'unico approccio utile ed efficace per affrontare le sfide globali sia quello del multilateralismo. A riguardo, vorrei richiamare il recente impegno del nostro Paese, guidato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi durante la presidenza del G20. La dichiarazione finale dedica infatti speciale attenzione al tema della lotta alla corruzione, riaffermandone il ruolo centrale nell'agenda del Foro globale. Tra i documenti approvati si annovera l'adozione, sostenuta soprattutto dall'Italia, degli High Level Principles sulla corruzione collegata al crimine organizzato. Perché, come molte inchieste dimostrano, infatti, la corruzione è spesso canale privilegiato per le infiltrazioni criminali. Occorre continuare a dotare i nostri ordinamenti di tutti gli strumenti che possano meglio attrezzarci per contrastare un fenomeno grave in sé, oltre che per le sue connessioni con la criminalità organizzata. A tal fine voglio subito dire che nell'imminenza delle prossime settimane è intenzione del Governo procedere quanto prima a recuperare il ritardo nel recepimento della direttiva dell'Unione Europea sul whistleblowing, come si è detto anche negli interventi precedenti, una figura che va tutelata per favorire le emersioni delle possibili opacità in ogni articolazione, soprattutto pubblica. Venendo più da vicino al tema oggetto della presente sessione, è pienamente condivisibile l'attenzione riservata dal Consiglio d'Europa ai fenomeni corruttivi di riciclaggio e di evasione fiscale che coinvolgono i titolari di incarichi elettive e di funzioni pubbliche. A mio parere, quei comportamenti, corruzione, riciclaggio, evasione, minano non solo la credibilità, ma la stessa integrità delle istituzioni democratiche. Chi svolge funzioni pubbliche si assume, spesso con solenne giuramento, obblighi di lealtà, di rispetto della legge e della Costituzione. Le donne e gli uomini delle istituzioni, dall'amministratore di un piccolo comune fino a chi ha le più alte cariche politiche e responsabilità politiche, sono i primi a essere chiamati al rispetto delle regole e tutti sono chiamati a rispondere anche penalmente delle violazioni commesse. Allo stesso tempo non vanno dimenticate le garanzie costituzionali che in tema di legal responsibility assistono i titolari delle cariche pubbliche elettive. Si tratta di prerogative poste a garanzia delle istituzioni democratiche, non di privilegi. Garanzie volte a evitare che nella dialettica della vita democratica allegazioni, anche pretestuose, di comportamenti illeciti possano essere utilizzate ai fini di lotta politica.
Dunque, norme di contrasto alla corruzione e rispetto delle garanzie debbono essere sempre attentamente calibrati. La normativa italiana prevede la decadenza dei parlamentari dall'incarico, ma solo dopo una condanna definitiva e per talune cariche. Queste ultime sono misure già vagliate dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea e considerate strumenti di natura cautelare, non sanzionatoria. È mia profonda convinzione che il nostro agire nel contrasto a questi fenomeni deve essere volto soprattutto verso la prevenzione, su cui non a caso si concentra anche il GRECO, nel promuovere l'integrità delle istituzioni parlamentari, la trasparenza del loro funzionamento e la fiducia dei cittadini nella rappresentanza politica. La prevenzione richiede regole, ma anche, direi, e soprattutto un lavoro culturale, o se volete educativo e formativo. Sono certamente utili sistemi di regole che, contemplando specifiche ipotesi di ineleggibilità e casi di incompatibilità, garantiscano, nel rispetto della presunzione di innocenza, l'integrità delle assemblee legislative. L'Italia ha intrapreso questo percorso con l'adozione, già nel 2016, del codice di condotta per i membri della Camera dei Deputati e con l'istituzione di un comitato consultivo sulla condotta dei deputati. Analogo percorso è stato avviato al Senato. Si tratta di misure che concorrono a creare e diffondere tra i parlamentari e tra gli stessi elettori una cultura della legalità e della trasparenza che costituisce il baluardo più efficace al diffondersi di fenomeni corruttivi. Di nuovo, le parole del Presidente della Repubblica italiana nel 2017. Cito: «La corruzione può essere combattuta soltanto attraverso il convinto convincimento etico e culturale di ciascuno nella società, diretto ad affermare senza esitazioni o timidezze il primato della legalità, non essendo esaustiva la repressione penale». Non solo regole e strumenti repressivi dunque, ma anche e soprattutto un'azione culturale, etica, capillare e generalizzata, capace di permeare tutte le pieghe della vita sociale. Le regole sono importanti, ma potranno diventare davvero efficaci solo se accompagnate da un rinnovamento culturale che passa anzitutto attraverso le agenzie educative. In quest'opera di costruzione di una mentalità indisponibile ai tentativi di corruzione, in senso tecnico e in senso culturale più ampio, il Consiglio d'Europa e le proposte che stiamo elaborando possono svolgere un ruolo centrale, decisivo, e la Presidenza italiana è pronta, come sempre, a offrire il suo contributo. Grazie.